14, 15 e 16 ottobre abbiamo tre giornate, tre serate, quattro incontri dedicati ai quartieri in cui presentiamo questo percorso partecipativo che si chiama Sei la mia città, rigeneriamo Modena. È un percorso dedicato al dibattito, al confronto con i cittadini con i quali vogliamo ripensare la città, gli spazi pubblici, le dotazioni dei quartieri per costruire dei processi di rigenerazione urbana basati sui bisogni della comunità. Questo percorso prevede una serie di strumenti, di appuntamenti diversificati. Per noi è molto importante la partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai laboratori. Si svolgeranno in novembre, saranno dei veri e propri momenti di confronto tra le persone. Chi ha un'idea, un interesse in cui crede veramente, fortemente, può parlarne con i propri amici, colleghi, vicini e decidere di partecipare a queste giornate laboratoriali nelle quali sarà messo nella condizione di costruire delle idee complesse da presentare e proporre all'amministrazione comunale. Questi laboratori sono accompagnati da una serie di strumenti di informazione, da una piattaforma digitale che ci permetterà di raccogliere le idee di tutti, anche di chi non potrà partecipare a queste attività. Sei la mia città è un percorso di partecipazione dedicato all'avvio di processi di rigenerazione urbana. A valle dei laboratori avremo un momento di restituzione pubblica nei quali capiremo che cosa è uscito da questo mese e mezzo di confronto. Dopodiché partirà un avviso, una manifestazione di interesse rivolta a chi desidera, vuole investire sulla città e chi appunto parteciperà all'avviso sarà chiamato a immaginare i propri investimenti anche come capacità di rispondere ai bisogni della comunità. A valle dell'avviso pubblico della manifestazione di interesse ci sarà una fase di valutazione vera e propria da parte dell'ufficio di piano e quindi da parte della parte tecnica dell'amministrazione pubblica e a valle di questo percorso torneremo a presentare ai cittadini l'esito di questo lavoro e quindi capiremo come la città che vuole investire sui quartieri ha tenuto in conto di queste proposte.